Non ti ucciderò, voglio solo farti male. Molto male. Bentornati sul canale. Oggi vi propongo un altro tutorial per Halloween con il fidanzato di mia sorella che interpreta Joker nel film di Suicide Squad, interpretato dall'attore Jared Leto. È stato un tutorial abbastanza complesso per quanto riguarda la parte di pittura. Senza tante chiacchiere, spero che il tutorial vi piaccia. Allora, inizio colorando i capelli. Poiché non abbiamo trovato un verde fluorescente come quello di Joker, abbiamo comprato due bombolette, una bianca e una verde. Quindi applicando prima la bianca e poi la verde siamo riusciti ad ottenere un colore che ci piaceva. Adesso vado a bloccare le sopracciglia. Ho utilizzato una colla in stick, Pritt Stick, con vari strati. Dopo aver appiattito le sopracciglia le ho incipriate e adesso per coprire il colore scuro sto utilizzando un correttore arancio. Lo vado a pressare con il pennello e poi incipio il tutto. E tolgo la cipria in eccesso con un pennello da cipria. Una volta coperto con il correttore arancione, prendo un correttore, il colore della pelle, un po' più chiaro come quello che andrò ad utilizzare per Joker, che è molto pallido, vado ad incipriare e anche qui ad eliminare l'eccesso. Adesso è il tempo di passare al viso. Vado ad applicare un fondotinta super chiaro. Sto utilizzando L'Oreal True Match nella colorazione più chiara, che è la numero N1. Potete anche miscelare un fondotinta chiaro con un po' di bianco. E sto applicando il prodotto con un pennello duo fibre. Fate bene attenzione ad applicare il prodotto anche all'attaccatura dei capelli, alle orecchie, sul collo e ovviamente anche sul petto, a seconda di dove finirà il vostro costume, se sarete addosso nudo, se andrete a mettere una camicia aperta. Io sto seguendo la foto di Joker in cui lui ha questi tatuaggi sul petto che andrò a dipingere in seguito, quindi sto colorando tutta la parte che mi interessa. C'è anche il mio cagnolino che voleva prendere parte al video che adora il trucco e mangerebbe anche quello se potesse. Dopo aver terminato la base, incipriamo il tutto con una cipria trasparente e passiamo agli occhi. Vado ad utilizzare una matita rossa all'interno dell'occhio e come ombretto questo rosso bordeaux che è Fahrenheit di Nabla. Lo applico all'attaccatura delle ciglia e anche al di sotto dell'occhio per dare proprio questo effetto di occhio un po' cattivo, stanco. Come ombretto vado ad utilizzare questo di una palette della Sleek che si chiama Oh So Special. È un marrone tendente al grigio con un sottotono grigio e utilizzeremo questo per fare i giochi di ombre, quindi lo applico al di sotto delle sopracciglia mascherate per dare un effetto di osso del sopracciglio molto pronunciato e lo vado a sfumare anche su tutta la palpebra. Poi con un pennello a punta lo porto nella zona delle borse occhiaie che di solito vogliamo mascherare. In questo caso a gioco sono molto pronunciate le occhiaie, quindi dopo aver applicato il prodotto con il pennello a punta lo sfumo. Adesso invece prendo quest'altro ombretto che è un marrone freddo e vado ad intensificare i contorni dell'occhio. Di nuovo il mio cagnolino e prendo di nuovo l'ombretto rosso e lo stendo sulla palpebra mobile sfumandolo verso l'alto. Adesso aggiungo un po' di nero perché Joker nelle foto è come se abbia un eyeliner infraciliare, quindi lo applico vicino alle ciglia, all'attaccatura delle ciglia e lo sfumo verso l'alto. Lo sfumo anche un po' verso l'esterno e adesso con un pennellino d'eyeliner vado a fare un mix dei due marroni e vado a dipingere delle venuzze al di sotto degli occhi per dare proprio un effetto di occhio ancora più stanco e incattivito come quello di Joker. Vado a sfumare leggermente con il pennello da sfumatura dopo aver disegnato le linee e con un pennello con un po' di correttore vado a dare delle zone di luce per far apparire le rughe ancora più pronunciate. Adesso con l'ombretto che avete visto che è Caramel di Nabla vado a dare un po' di texture al viso, quindi l'ho applicato ai lati della fronte, vado a snellire il naso e ad assottigliarlo. Quello di Joker è molto sottile, c'è questo contouring molto pronunciato. Sto usando un pennello da sfumatura della Makeup Forever e vado ad attenuare il tutto con un pennello da cipria. Applico un po' di prodotto anche ai lati delle labbra
e questo potete vedere come rende tutto il viso e il colorito più malaticcio, meno uniforme insomma. Lo vado ad applicare anche un po' sulle guance e prendo invece il marrone grigio della palette della Sleek e vado a fare il contouring con questo colore. Lo applico anche sul collo, scusate se sono davanti alla camera, sull'altra guancia e lo sfumo ben bene. Vado a fare più strati. Per intensificarlo vado ad aggiungere anche una punta di nero, lo porto anche nelle tempie ed è il tempo di applicare il rossetto. Applico Diva di MAC, potete applicare un qualsiasi rossetto color vinaccio e lo applico con un pennello per poi tamponarlo con le dita per dare un effetto più proprio come se fosse il colorito delle labbra, non proprio un effetto rossetto. Solo al centro vado a pressare un ombretto nero e lo sfumo sempre con le dita e continuo ad applicare il rossetto per renderlo più scuro. Adesso sempre con il pennello eyeliner e ho fatto un mix di un ombretto nero e marrone, vado a disegnare le linee d'espressione e le cicatrici che giocherà nella foto. Quindi faccio le cicatrici, evidenzio le linee ai lati delle labbra, sul mento, le sfumo un po' con le dita e vado a disegnare le altre cicatrici. Poi tra i due occhi vado ad evidenziare le linee di espressione delle sopracciglia e vado a disegnare altre cicatrici. Adesso con un colore da body painting, che è l'acqua painting della MAC nero, vado a disegnare i tatuaggi di Joker. Ha questa J appunto di Joker al lato destro del viso. E poi vado a disegnare la scritta damaged, cioè danneggiato, la persona psicopatica, sulla fronte. Questa ho dovuto rifarla due volte perché la prima volta era venuta molto larga, quindi la seconda volta ho preso le misure. Quindi volete far capitare la A al centro della fronte e poi le ultime due lettere, le estremità, sono quasi in linea con le pupille. Poi vado a disegnare la stellina che ha sul lato sinistro della fronte e poiché il rossetto di Joker nella foto è ancora più rosso, lo vado a rendere appunto più rosso con una matita rosso fuoco, quella era Cherry della MAC. Adesso passiamo al petto, vado ad accentuare, a disegnare dei pettorali e ad accentuare la zona delle scapole, sempre con il marrone freddo. Ed è tempo di passare ai tatuaggi del petto, sempre con il colore da body painting, il nero. Ho la foto di Joker davanti a me come riferimento e vado a disegnare tutto a mano libera. So che vendono anche dei pacchetti di tatuaggi del Joker trasferibili per chi non vuole disegnare tutto a mano. È stato un lavoro un po' minuzioso, però mi sono divertita, anche se comunque ho cercato di fare tutto velocemente per non fare tutto appunto super preciso, e devo dire che il risultato mi ha soddisfatto abbastanza. E lui appunto sul petto ha questo mazzo di carte, queste quattro carte, e poi ci sono tutte queste scritte ahaha che rappresentano appunto la sua risata. Sul lato per velocizzare il tutto io ho dipinto tutto a mano libera, ma se non vi sentite così confidenti potete comunque disegnare il tutto prima con una matita bianca che si cancella facilmente con le dita. Faccio anche un gioco di chiaroscuri sul cappello del Joker, del giullare. Ecco, vedete che piano piano sta prendendo forma.
Ecco, il trucco è finito e adesso siamo andati ad applicare dei denti metallici che a Joker, in realtà si possono comprare anche delle protesi. Se non volete farlo, noi abbiamo applicato della carta argentata e l'abbiamo prestata con una mollettina. Questo è il trucco finito, io spero vi piaccia. Se così è stato, datemi dei pollici all'insù e iscrivetevi al canale se non lo siete già, e non dimenticate di seguirci sugli altri social che trovate alla fine del video. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video.